Educare. Sempre con il nostro coach Paolo Barbera. Questa volta Educare You le chiede: c'è uno strumento del cardiofrequenzimetro che si utilizza, ma magari molti lo utilizzano male e a sproposito. Ci spieghi bene a che cosa serve e quando usarlo? Io sono molto favorevole all'utilizzo della fascia cardio e anzi sono poche le persone che la utilizzano e soprattutto che la utilizzano bene. Perché può essere importante? Perché è la prima misura, è comunque una misura molto semplice e facile da leggere, dello sforzo che sta compiendo ciascuno di noi durante l'attività sportiva. Quindi è davvero importante utilizzarlo. Il suo utilizzo è molto semplice. Quelli che funzionano meglio sono quelli che comprendono l'utilizzo di un orologio, quindi tipo quello che ho al polso, e di una fascia separata, anche se ci sono adesso dei nuovi modelli che tendono e cercano di leggere la frequenza cardiaca con l'orologio direttamente dal polso, però sono ancora un po' meno precisi. La fascia è sicuramente a oggi il sistema di misurazione più corretto. Questo, mi scusi, questo sembra molto semplice all'apparenza. Sì, assolutamente, basta collegarla all'altezza del petto, ovviamente sotto la maglietta e non sopra, ma è giusto per farvi vedere come si può collegare, la aggancio, la metto sotto il petto e poi accendendo l'orologio comincio a prendere la misura del mio battito cardiaco. Quindi posso sia misurare lo sforzo durante l'attività stessa, ma per me è anche interessante la misurazione prima dell'attività. Perché? Perché ciascuno di noi non è un professionista e quindi talvolta quando si va a fare sport si viene da una giornata lavorativa particolarmente intensa e stressante. E il cardiofrequenzimetro, prima ancora di iniziare l'attività sportiva, misurandomi la frequenza cardiaca a riposo, mi dice se io sono comunque pronto a fare l'attività sportiva o se quel giorno per tutta una serie di motivi ho la frequenza cardiaca che è già troppo alta prima di iniziare l'attività e quindi può essere consigliabile o non allenarsi o fare comunque un allenamento molto blando. Quindi è uno strumento che io consiglio di utilizzare a tutti, facile da utilizzare e sicuramente importante. Se io voglio ottimizzarne l'utilizzo, cosa dovrei fare? Prima ovviamente di iniziare un percorso di allenamento, fare un test di valutazione funzionale molto semplice in cui una persona esperta, un allenatore o un medico mi può indicare quali sono le fasce, diciamo, di sforzo, quindi all'incirca gli intervalli di frequenza cardiaca che corrispondono alle diverse situazioni di sforzo fisico, quindi a quali battiti io sono in un regime, diciamo, di riscaldamento, di sforzo molto contenuto, e invece quali sono magari i battiti che non devo superare per non arrivare a una situazione di sforzo eccessivo.